Il mattino di Puglia e Basilicata, Banca Etria non si lascia truffare, il ministro fuori che ha acquistato titoli dagli istituti falliti, Di Maio invece dice tutti dentro, la partita sugli indennizzi non è affatto chiusa, divergenze su rimborsi ammissibili. Queste le notizie in primo piano fin qui, le dico la termina, grazie per l'attenzione e arrivederci più tardi.